Grazie Presidente. Portiamo questo ordine del giorno in relazione, diciamo, alle azioni che Roma Capitale può porre in essere all'interno appunto dei parametri normativi e considerando appunto le possibilità e le risorse che Roma Capitale purtroppo ad oggi ha, che sono ancora troppo scarse. Innanzitutto, come sappiamo, ovviamente non è retorica, ma è giusto sempre ricordarlo, che la violenza contro le donne costituisce la violazione di diritti umani e uno dei principali ostacoli al raggiungimento della parità. E questo è anche supportato ovviamente da numerose, tra le più importanti, provvedimenti anche di livello internazionale, quali la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne delle Nazioni Unite del 1993, dalla Convenzione di Istanbul approvata nel 2011 e ratificata in Italia nel 2013, che è lo strumento appunto normativo internazionale per creare il quadro giuridico che serve a proteggere proprio le donne contro qualsiasi forma di violenza. Assistiamo ormai in maniera molto diffusa al fenomeno della violenza, sia psicologica sia fisica, sia per quanto riguarda le minacce relative alla sofferenza fisica, sessuale e psicologica della donna e della sua privazione alla libertà personale, che avvenga sia nella vita pubblica che nella vita privata. Con questo ordine del giorno si intende impegnare la Sindaca e la Giunta affinché si provveda ad improntare una formazione che già ha un supporto di assenso con il comando del Corpo di Polizia Municipale e affinché quindi si provveda a improntare una formazione di tipo operativo, nonché anche psicologico, supportato dagli enti insomma, deputati a ciò, e in modo diffuso tra gli agenti di polizia locale o in alternativa tra gli agenti che appunto il comando ritenga di dover coinvolgere in questo lavoro. Ovviamente rammentiamo che tale attività di formazione potrebbe realizzarsi anche a costo zero, ponendo in essere appunto dei protocolli di intesa tra i carabinieri e la Polizia di Stato, che tra l'altro sono già promotori di alcuni progetti sul tema, creando quindi un contatto diretto tra le donne e team di operatori a ciò preposti. Faccio presente ovviamente che purtroppo, anticipo per chi lo voglia chiedere, in questo momento Roma Capitale non può ancora distogliere risorse umane dal corpo di polizia locale e formare quindi un nucleo operativo ad hoc sul tema. Al netto delle assunzioni che avverranno nel prossimo anno, ricordiamo infatti che la polizia locale è già competente di diversi temi e ha un organico al di sotto del 36%. Si occupa già infatti di sicurezza urbana, decoro urbano, sicurezza stradale, tutela urbanistica e socioambientale, missioni di soccorso in coordinamento con la protezione civile e altre attività connesse. Questo è un ulteriore sforzo che chiediamo ai nostri agenti di polizia locale di Roma Capitale, appunto per questo tipo di formazione. Grazie.